Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Ciao Alessandra, buongiorno, buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno all'onorevole Castelli. E le volevo fare qualche domanda, le faremo qualche domanda sulla situazione politica e volevo partire proprio da Cottarelli. In varie interviste ne abbiamo recuperata qualcuno, questa è del 26 gennaio scorso di Luigi Di Maio, dove insomma Non si ci faccio elogiava capire. Cottarelli, una parte del contratto del vostro programma è ispirata alla spending review di Cottarelli. Perché non vi piace adesso? Lei fa una giusta domanda, ma io le potrei girare la domanda con: ma perché non va bene Savona allora? Perché in realtà la verità è che sia Cottarelli che Savona su alcuni temi, come per esempio la gestione del debito, la Argomentare pensano allo stesso politico, modo. cresci di idea. Quindi questo sottolinea l'evidenza netta che c'è Quello un che stiamo problema sul nome capendo. di Savona, ma su tutto il governo che Però noi alla volevamo fine arrivano presentare, più su tutto il queste governo del cambiamento, boiate il programma del incostituzionali. cambiamento. Il tema è che dentro quel contratto di governo ci sono nettamente dei temi che spaventano e che non si vogliono portare avanti. Peccato che la volontà popolare è quella di portare avanti due forze politiche che pensano e vogliono realizzare davvero quello. Senta, probabilmente non avrà lunghissima vita il governo Cottarelli, però se dovesse avanzare delle proposte in linea appunto con la spending review, le appoggereste? Lui ha dichiarato che verrà in Parlamento e cercherà la maggioranza. La maggioranza non ce l'avrà e quindi si recherà di nuovo dal Presidente della Repubblica, almeno così ha detto e spero che lo faccia, Dovrà per fare per rimettere il forza. mandato e quindi a quel punto si andrà a elezioni. Io so già e lo sappiamo Si tiene il tutti che mandato, il Presidente scherzo. della Repubblica ha dato un nome di una persona che verrà qua e non avrà la maggioranza. E questa cosa è assurda davanti al fatto che c'era invece un Fosse andata con governo Gentiloni sarebbe pronto con stato un assurdo. programma, con un contratto di governo, con un metodo nuovo per la prima volta nella storia di questa Repubblica che aveva la maggioranza piena, a cui è stato detto di no per un capriccio, perché, ripeto, assolutamente la Capriccio. linea, e l'ha raccontato anche ieri sera Luigi Di Maio in qualche intervista, la linea era quella del programma di governo, dove non c'è mai stato scritto fuori dall'euro, assolutamente, e aveva semplicemente delle soluzioni. Addirittura c'è scritto la riduzione del debito pubblico, che peraltro il professor Savona io l'ho conosciuto Non l'ha per i suoi piani scritto. sulla riduzione del debito Io sul pubblico, piano di così come fotografia l'ha Cottarelli nei suoi scritto, libri, no che io euro, conosco, perché no Cottarelli è euro. una persona che ho seguito per tanti anni, ha scritto tante volte come la moneta avrebbe creato delle differenze sui territori. È normale. Sì, no, quindi un passaggio sull'euro adesso lo facciamo e su Savona, però volevo chiudere brevemente, quindi al netto del no alla fiducia al governo Cottarelli non ci sarà nessun tipo di convergenza in questi mesi. Non avrà la fiducia e quindi lui non potrà portare nessun provvedimento. Questo è quello che succederà. Ok, invece sull'euro appunto si è Sulla parlato di uscita dall'euro, il piano borsa B da premeva parte di uno. Savona Io scrivo e no. soprattutto voi accusate Malissimo. Mattarella non solo di aver mentito quindi su questo punto e volete quello che volgarmente viene detto l'impeachment. Quali sono i tempi per l'impeachment? Comunque la messa in stato d'accusa del Presidente, continuerete su questa linea? Allora, mi faccia ricordare che nel contratto di governo non c'è scritto da nessuna parte che noi e la Lega vogliamo trovare un piano B per l'euro. Non c'è scritto da nessuna parte e la condizione per cui Savona ci ha detto di sì è anche stata quella di dire però non parliamo di questo, non gli abbiamo detto nel contratto non c'è. L'impeachment serve per risolvere il problema all'origine, perché lei immagini che andiamo di nuovo al voto e i cittadini ci confermano una fiducia così come abbiamo fatto su temi che interessano a loro. La questione è che noi proponiamo temi che interessano al cittadino, non interessano alle banche Sì, io internazionali. scusami E poi cosa si fa? Quindi il Giovanni. problema è. Sì, Allora sì, no, Alessandra, sì. naturalmente credo che sia difficile che qualcuno possa dire che propone temi che non interessano al cittadino e insomma anche tutto quello che riguarda le banche e queste cose qui lo riguarda molto da vicino. Io volevo soltanto interrompervi un momento e poi dopo, se può aspettare un momento, magari possiamo fare altre due domande a Laura Castelli, perché c'era Ermini che voleva intervenire, intanto su che cosa le faccio io la domanda. Questo governo Cottarelli che nasce in questo modo, cioè nasce già si sa che non ha i voti, ma avrà
voto o l'astensione? Avrà la fiducia o il voto del PD, che potrebbe essere l'unica forza politica? Noi abbiamo la riunione del gruppo oggi a mezzogiorno, quindi prenderemo le decisioni. Mi pare evidente che sia un governo che nasce semplicemente per andare alle elezioni. È quello che Mattarella aveva già detto, aveva detto: non posso andare alle elezioni con il governo Gentiloni, prima di tutto perché è un governo che nasce nella passata legislatura e poi perché con ogni probabilità Gentiloni sarà anche il leader di una, spero molto ampia, alleanza, che spero diventi maggioranza di persone che si ritroveranno in questo ampio fronte. E quindi sarebbe stato, secondo Mattarella, anche più giusto che si andasse con un personaggio neutro, come aveva già accennato quel famoso discorso al Quirinale. Io credo che, da quello che si sente dire, nulla da domenica scorsa, nulla da ora in avanti sarà più come prima. Cioè queste elezioni, e io lo dico perché indipendentemente da quello che farà Salvini, cioè se rimarrà nel centrodestra oppure magari si allerà con i 5 Stelle, nulla sarà più come prima. Anche le classiche divisioni Non ci saranno più come le abbiamo intese fino ad oggi. Per cui per questo io sostengo, e lo dice anche il Renzi, prima ho letto l'agenzia. Sì, Renzi che sta parlando. Bisogna che ci sia un'alleanza, un fronte che vada molto più ampio del Partito Democratico e che tenga e faccia un programma che si basi sul lavoro, sulla lotta alla povertà, sulle case popolari, sulla tutela del ceto medio, e che vada in qualche modo a coprire tutto quel fronte democratico e di tutela della Costituzione che oggi è in grande pericolo. Poi veniamo al PD. E Giovanni, credo che tu avessi anche una domanda sulle alleanze per Laura Castelli. Sì, proprio sull'alleanza. Ieri Salvini, insomma, è stato abbastanza freddo nei confronti di Forza Italia e quindi il fronte del centrodestra, diciamo, al momento non è proprio unitissimo. E invece voi con la Lega è ipotizzabile un'alleanza? Anche perché Salvini, aggiungo, ha detto il programma, il contratto che abbiamo scritto non si butta. Beh, che quel contratto di governo sia un punto saldo che unisce due forze politiche molto differenti è indubbio. Niente più come prima, è l'unica cosa che condivido dell'intervento precedente. Non lo è perché abbiamo posto dei modelli nuovi e io sono sicura che ancora porremo dei modelli nuovi. Dopodiché il Movimento 5 Stelle corre da solo, lo fa nelle amministrative e andremo avanti così. La verità è che a questo sistema il modello nuovo fa paura, perché se non accettavano il correre da soli sul modello magari del centrodestra, di poi chi dopo le elezioni potremo nuovamente risederci al tavolo insieme, magari chi prende più voti fa il premier, potrebbe essere questa la soluzione? Ragionare oggi sui magari, dove siamo davanti a un Presidente della Repubblica che mette in Parlamento un nome che non ha la maggioranza da parte di nessuno e un centro-sinistra che addirittura esulta per la contentezza del fatto che due forze politiche si mettono insieme. È un po' evasiva come risposta, però la Lega, le ultime due cose velocemente, però se riesce a rispondermi. La prima è: comunque sarà Di Maio il vostro capo politico e leader, candidato premier anche per le prossime elezioni, dovesse votarsi a settembre? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi un'ultima curiosità invece mia: lei non era nella lista finale dei ministri, giusto? Giusto. Si è parlato di varie cose, un po' tra gossip, indiscrezione. Una era la sua posizione notava e l'altra di vecchie mail in cui criticava Di Maio. Non c'entra nulla con tutto coincidenze, questo. Assolutamente oppure, no, lo chiedo. Perché lei ha partecipato ai tavoli in cui si è scritto il contratto, è stata insomma indicata ministro per settimane intere e poi alla fine non c'era. Non c'ero perché ci sono state delle dinamiche, delle trattative, e come ha detto lei stesso i poteri forti insomma hanno fatto molto contrasto, però i colleghi con la massima fiducia di tutti. Però allora i poteri forti... E si va avanti. E lì sono stati ascoltati i poteri forti. Se vuole le racconto le agenzie che ha fatto uscire Confindustria contro il mio nome quando qualcuno lo ha detto. Oppure le dico qualcosa di Forza Italia. Ma per le posizioni del fatto che qualcuno pensa che tenere pulito un ministero possa essere un problema, quindi questo intendo. E non penso che Confindustria possa gridare sul contratto di governo che dice banca di investimenti per fare infrastrutture e fare sviluppo che Confindustria ha.
Va bene, un'ultima cosa, il 2 giugno sarete in piazza contro Mattarella? No, saremo in piazza per raccontare che cosa è successo in questi giorni, che sono stati molto pesanti, che vanno raccontati nel dettaglio, perché la maggiore attività che noi facciamo è quella di informare e fare cultura politica, e questi giorni vanno raccontati nel dettaglio per insegnare anche che passaggi ci sono nella formazione di un governo con un modello nuovo. Questo facciamo, parlare con la gente come abbiamo sempre fatto.